Salve a tutti ragazzi, bentornati su Cani Foti Rossi con il vostro Tommy. Eccoci qua a una nuova parte di Horizon Zero Forbidden West. Allora, dove è arrivato l'ultima volta? L'ultima volta diciamo che siamo stati salvati da una dei Zenith, la nostra cara Tilda. E abbiamo un po' discusso, parlato della sua storia, di come è arrivata a quello che era, a quello che è stato. E la sua collezione di quadri piuttosto eccellente, anche se un po' rovinata perché ormai aveva i suoi tempi. Però diciamo che aveva ottimo gusto, ha ottimo gusto nei quadri. Ah, detto tutto, passiamo a cose più importanti. Allora, raccontandoci tutta la storia, parlando un po' con lei, abbiamo escogitato pure un piano, parlando sempre con Beta, tramite la camera che aveva creato lei per poter, come dire, comunicare con lei, poterla far interagire, farla sentire bene. Grazie a questa camera siamo usciti a parlare e a vedere che gli stanno facendo qualcosa. E abbiamo escogitato un piano per andare a salvarla usando Regalla e Silence. Però cercando di non andare a ammazzare troppe persone, troppi Tenak, per come la pensa meno Tilda il suo piano. Che lei vuole approfittare di quella strada che conosce soltanto lei per poter arrivare là e prendere sia Gaia che Beta. Per poterle salvare. Però Aloy escogeva un altro piano in modo da poter sacrificare il meno possibile le persone, la gente. Quindi noi stiamo andando a compiere il piano di Aloy e andare a sfruttare il regalo che ci ha fatto Beta nella sua ultima avventura, diciamo quando è stata con noi. Bene, quindi mettiamoci in movimento verso le ali dei 10. Dobbiamo pensare andare a controllare i solcanubi. Bello volare, che cosa bellissima. Io lo sapevo che ti davano la possibilità di poterli controllare, te li sparavano pure nella copertina del gioco, quindi un po' di speranza ci doveva pure essere. Ah, siamo quasi arrivati nella zona di interesse. Oh, eccoli qua. Bene, qui ci sono dei sorpassori. Devo avvicinarmi molto piano. Molto piano, moltissimo piano. Meno male che ho aumentato la silenziosità. Su, su, su. Piccolini, non fate. Non vi accorgerete di niente. Preso. Dobbiamo prendere pure gli altri. Calca il solcasole. Oh, guardate che bello. E come si guida? Non lo so guidare. No, ancora non direi. Che spettacolo. Si guida. Oddio, come si guida sta cosa? Ma è bellissimo! Avvitamento! Forte! Tilda, sono in volo! Se vuoi prendere una cella d'energia da uno degli antichi titani Horus, prima occorre generare un impulso per attivarlo. Ti ho inviato il software necessario. Non sarà un problema. Per usarlo esegui l'override su una delle macchine di comunicazione che chiami Colli Lunghi. In mezzo al deserto ce n'è uno che fa il caso tuo. Quello che non riuscivamo a raggiungere. Ora sappiamo volare. Che bello, mamma mia. Così sarà più facile girare la mappa. Che bello, mamma mia. Però questa cosa è un po' troppo sgrava secondo i miei gusti poter volare. Allora, premi per fermarti in volo. Per salire tieni premi R2 per scendere. Oh, fico. Stiamo arrivando, collo lungo. Bella domanda, Loe. Il primo volo si capisce come si atterra. Ok, vai con l'overdrive. Mamma, ogni volta è un risuono nelle orecchie. Ti
Tilda, override sul collo lungo fatto. Yeah, tutti gli overdrive. Le celle d'energia sono attive. Prendine una da un Horus. La più vicina è a nord-ovest rispetto a te. Regala resterà allibita quando la sgancerai sulle macchine. La sorpresina c'è. Detto, voglio aiutare. Speriamo. Premi per selezionare, richiamo per il solcasole, poi premi me per usarlo. Ah, quindi è una cosa a parte. Vieni, piccolo! Oh! Eh già! Guardate che bello! Vai, andiamo, forza! Ah, sono per ora in hype! Ah, mi hanno dato la cosa più bella del mondo! E dopo la spaccamura, la campionessa e altri titoli che Aloy ha guadagnato, saremo quelle prime che hanno solcato il cielo con una macchina. Saremo come i 10. I ribelli di Regalla. Rinforzi, forse. Diretti verso il bosco. Ma sto coso può anche sparare. Resistano ancora un po'. Qualcosa ci ha visto. L'elefantone. Si vola! Ecco la cella d'energia. Sul dorso del titano. Prendila! Vai, 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 usa le tue zampine. Ho la cella. Andiamo subito al bosco. L'impulso del collo lungo deve aver riattivato tutte le celle d'energia nella regione. Posso prenderne altre da qualsiasi Horus che trovo. Bello, bello. Potrebbero servire anche dopo lo scontro con Regalla. Ah, quindi c'è una cosa secondaria pure. Ah, buono a sapersi. Totum, totum, mettete la canzone dell'avviamento, forza. Siamo bombaroli, buttiamo le bombe addosso a tutti. Stiamo arrivando, Regalla, ti facciamo una sorpresina. Avvitamento è per schivare, fai. Mamma che sei bello però. Bene, ci siamo. Oh, carico! E qua già combattono. Sorpresina! Ah! No, la nostra amica! È finita, cappella! Devo sganciarla! Arriva! Sganciata! Boing! Wow! Il devasto! Che sia? Aloy. Sta volando sulle ali dei 10. È il nostro momento. Avanti! Alla carica! Vai, dai, 4 ceffonate! Guarda quanto è figa Aloy! Che volete fare, eh? Sei finito, Riccardo. Inginocchiati e ti donerò la morte che tu non hai saputo infliggere a me. Sono morte! Le macchine, sì. Le macchine, tutte quante, sono morte! Che? Com'è possibile? Regalla! Basta, carneficine! Ora battiamoci! Io e te! È facile dirlo in sella a una macchina. Non ti preoccupare, scendo. Volevo attirare la tua attenzione, ma posso sconfiggerti anche senza. Bene. Accetto la sfida.
E una volta che ti avrò sistemata, completerò il massacro. Ma dai, per te esiste solo il massacro, vero? Inizia il duello. Che nessuno interferisca. Vai, Aloy. Oh, questo non vale. Non poteva combattere Aloy. Il tuo sangue! Pretendo il tuo sangue, amica! Aiuto! Aspetta un attimo! No! Ti voglio provare a fare una sorpresina, vediamo se riesco! No! Si è messa lontano! Aiuto! Ah, devi smettere con sti calci, cavolo, mi dà un fastidio. È tosta l'amica. Allora, vuoi metterla così? Aspetta un attimo. Aia, non ci voleva. Mecca di là, ci dova. Non sai fare di meglio? Ma statti zitta. Parla come manci. Copiona. No, questo è peggio, si divide. Lo dici tu? Sì, lo è. Per te a meno. Morirai, e ora. Ora ti faccio una sorpresina. Aspetta. Hadouken! Oddio! Aia, mi ha preso per bene. Oh! Sta violenza! Mamma mia! Datti una calmata però! Mostra quanto vali! Saloi, pesa! La mia storia passa per la tua morte! E la mia storia per la mia vittoria, forse! Sì! Sì, io ti ho sconfitto, infatti. Bellissimo, credo di potermi sconfiggere. È già morta. Bene, 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 bene. Come la mettiamo? Alla merce di leccapiedi e codardi. Avanti! Eliminatemi! Non una parola, traditrice. Cotallo, ma che cavolo ci sputi? Ora viene salvata, guarda caso. Sei stata tu ad arrivare sulle ali dei dieci. E tu l'hai sfidata, quindi tu deciderai la sua sorte. No, lui non è tipo da uccidere. Io già l'ho risparmiata, peggiorando soltanto le cose. Era la migliore dei miei marescialli. Che spreco. Già, talento ce l'ha. È pericolosa, lo so. Ma forse è quello che mi serve. Vigliacchi! Che cosa avete ancora da cospirare contro di me? Che tu viva o muoia. La tua vita finisce qui, oddio. Ah, ci attende un'altra battaglia. Oddio.
Non so quale decidere. Scegliamo di seguire il cuore. Non intendo perdonare i tuoi crimini, ma ci aspetta una battaglia contro un nemico più potente di quanto tu possa immaginare. Servono persone, una squadra, per fare quello che va fatto. Non voglio la tua pietà. Non è pietà. La battaglia di cui parlo sarà un vero e proprio incubo. Meglio che morire così. Sì. Il mio sangue è tuo. I tuoi nemici sono miei. Vediamoci alla nostra base, nei monti sopra Cantopuro. La lasci andare da sola, senza una scorta armata? Non penso ne abbia bisogno. Mi troverai lì. Hai la mia parola. Vabbè, lei in teoria sarebbe una persona di parola, quindi dovremmo in teoria fidarci. Capo, c'è una cosa che dovete vedere nella sala del trono. Tutti che elogiano Aloy. E questo chi è? Si è arresa alle nostre guardie fuori dal bosco. Dice di avere un messaggio urgente per la straniera che ha sconfitto Regalla. Allora? Viene da Silence? Solo per lei. Tranquilli, non sto facendo niente, esco solo un pezzo di carta. Ah, un focus. Scusate, i tempi dei messaggi non ci sono. Voglio ascoltare in privato. Sgombrate. Lui mettetelo con gli altri ribelli. Farà una brutta fine. Ci rivediamo alla base. Scusate. Hai salvato la tribù. Io voglio darti una mano. Che tenerone, lui è un tenerone. Senza Regalla puoi costruire il futuro che hai sempre sognato. Continua la tua missione. Lascia almeno che ti doni questa. Una corazza per la battaglia. Ti protegge. Sì, un'armatura nuova. Grazie. Anche se questa che ho messo è carina, non è male, dal punto di vista estetico. Vediamo cosa ci vuole dire il nostro amicone Silence. Non c'è nessuno, vero? Ma tu ti rendi conto di quello che hai appena fatto? Sì, ti ho messo il bastone tra le ruote. Oh, ben trovato anche a te, Silence. I miei complimenti per la vittoria. I Tenacta hanno qualche settimana in più. Purtroppo in questo modo hai condannato il mondo intero. Sbagli. Non mi servono i Tenacta per gli Zenith. Oh, Aloy, non hai imparato niente sul nemico che stiamo affrontando. Tu lo pensi? Che continui a nasconderti nel tuo buco. Ho un'idea migliore di tutte quelle che hai avuto tu. E sarebbe? Guarda, faremo a modo mio, faccia a faccia e con l'arma che hai sviluppato. E perché dovrei accettare? Perché solo con me puoi battere gli Zenith e ottenere la copia di Apollo che hanno sulla nave. Vediamoci alla mia base, a ovest di Cantopuro. Ce l'ha radunata qua. È inevitabile, Silence, e affidati a qualcuno che sa cosa sta facendo. Non tardare. Abbiamo messo le cose in chiaro. Sulle ali dei 10. Ci sei? Ce l'ho fatta. Silence è con noi. Vieni alla mia base. Tutti alla base. Notevole. Ti raggiungerò al più presto. Ora che posso volare, vediamo se c'è qualcos'altro di cui occuparmi. Vabbè, dopo, per ora andiamo a parlare alla base. Hai dubitato delle parole del capo? Andy, era una visione che nessuno.
Ok, lo posso chiamare. Vieni. Eccolo qua, bello di papà. Andiamo a incontrare tutti i nostri amiconi e non amici. Salve a tutti. Guardate. Aloy, è arrivato il signor So tutto io, il caro amico del Focus che non sorride. Oh. Non sapevo che fare, quindi l'ho portato nella tua stanza. Ma proprio nella mia stanza. Grazie. Quello si mette a curiosare. Bene, Silence. Hai trovato una porta che puoi aprire senza di me. E meno male che l'ho fatto. Mi evita di socializzare con le tue frequentazioni. Che nobile. Credo che tu mi debba spiegare qual è il tuo piano per la base Zenith. Vero. Ti spiego come ti ucciderò per avermi ingannata ancora al laboratorio di Ade. Dubito, tu voglia solo regolare i conti. No. Per ora mi serve il tuo aiuto. Ma ti concederò una sola occasione. Una? Mi raccomando. Se mi tradirai di nuovo, però. Alza. Ti ucciderò a prescindere dalle circostanze. Una lancia qua su per il collo. È chiaro. Molto bene. Anche se il futuro di entrambi sarà breve, se non riuscirai a farci entrare. Dettagli. Ma noi c'è l'altro ospite. Sta arrivando da te. Ma che tempismo. Si chiama coincidenza. Io non so come entrare nella base. Ma lei sì. Tilda! Che c'è? Ci sei rimasto male? Le tue frequentazioni mi sorprendono in peggio. O in meglio, scusa. Non ti piacciono le sorprese, eh? Guarda, ecco la tua piccola invenzione. L'arma funziona? Senza autodistruggersi? Ma certo che sì. Ho eliminato le imperfezioni e migliorato notevolmente il design e la potenza. Beh, design lascia tutto a desiderare. Per caso vuoi una dimostrazione? Tu sei presente? Smettetela, entrambi. Dobbiamo collaborare, almeno per ora. Poi potete scannare, va? Andate da Erend. Ditegli di darvi delle stanze. Verrò a trovarvi appena posso. Dice questa ma morto. lo zeno dei Ghostbuster. Prima tu. Prima i pelati. Oddio, che situazione. Devo riunire tutti nella sala di controllo, così Tilda ci può regalla fuori dai giochi e Carro e Tenact sono salvi. E possono pensare al futuro. Vorrei che smettessero di chiamarmi con quei nomi altisonanti. Ma tu sei piena di titoli, quindi. La cosa su di loro è che è una battaglia persa in partenza. Già, quindi mi dispiace, te li devi subire questi titoli nobiliari. Non ci siamo più visti dopo la battaglia al bosco. Cosa mi racconti? Ti ho vista volare sulle ali dei Dieci e piegare le forze di Regalla con un fulmine. Posso dire di essere ispirato. Grazie, direi. Sono io che ti ringrazio. La situazione precipiterà quando scopriranno che siamo nella base. Dovrai usare tutti i trucchi che conosci. Esattamente come deve essere. Molti soldati del mondo antico si sono sacrificati per noi. Non possiamo essere da meno. Giusto. Però
Mi chiedo come pensi di superare le difese degli Zenith. Lo scoprirai. Senza alcun esercito. Lascia fare a me. Tu assicurati di essere pronto. Come vuoi. Ti sei guadagnata la mia fiducia. E ci credo. Ascolta, so che non ti esalta l'idea di avere Regalla qui con noi. Ma la voglio al nostro fianco per combattere gli Zenith. È più di quanto si meriti. Comunque sia, confido nel tuo giudizio. Grazie, Cotallo. Sei preoccupato per la missione? Ne uscirò da vincitore o morirò in battaglia. E lui si accontenta di tutte e due cose. Segua il tuo obiettivo. Ci proverò. Sei pronto a mettere alla prova l'addestramento? Un vero Tenakt è sempre pronto. Sono nato pronto. Hai conosciuto Tilda? C'è qualcosa in lei che non sembra naturale. Ma lei non è naturale. Non mi stupirei se la mia spada la trapassasse senza versare sangue. Guarda, con lei non mi stupirebbe niente. I tuoi continuano a parlare delle ali dei Dieci. Cosa sono di preciso? Le visioni narrano che i Dieci e che si calavano in battaglia dal cielo. Perciò gli sfidanti balzano dall'alto nella re. E tu. Tu l'hai fatto. Con stile. Come tutte le grandi imprese dei Dieci, rimarrà nella storia. Beh, dimmi. Com'è stato? A mio parere è fantastico. Niente male. Posso immaginare. Ma se vuoi ti ci porto. Devo andare. Ma vi aggiornerò sul piano molto presto. Ho capito. Parliamo un po' con tutti, così ci aggiorniamo. Aloy. Pare che abbiamo dei nuovi interessanti ospiti. Almeno tu stai bene. Ah, benissimo. Hai dato il Tenakt qualcosa di cui parlare? Già, parlavano poco, va. Calassi dal cielo in groppa un solcasole. Mi spiace deluderti. Sei pronta a partire per la base Zenith? Comunque vada, saremo pronti. Hai parlato con i nostri nuovi amici? Amiconi. Io ed Erend abbiamo avvicinato Silence, ma a quanto pare le nostre ciance tribali sono superflue. Guarda lui l'alto. Come ti sembra la nostra amica Zenith? Direi che odora di morte, ma persino la morte ha un odore. È come un blocco di metallo. Respinge ogni parvenza di vita. Lei è decisamente diversa. Già. Ora devo andare. Mi affido a... Impedirò che Erend prenda pugni Silence, se è questo che vuoi. E c'è questo pericolo, in effetti. Aloy, sei tornata con degli interessanti amici. Vorrei volentieri farne a meno, ma Silence e Tilda sono qui per un motivo. Purtroppo sì. Già, il nemico del mio nemico, giusto? È mio amico. Giusto. Silence se ne sta per conto suo, come sempre. Speravo che mi desse una scusa per piantarlo a terra a suon di martellate. No, non te lo dà sto piacere. No. Non dirmi che non vorresti dare un gran bel pugno a quel ghigno presuntuoso. Dopo quello che ha fatto. E vorrebbe infilargli una lancia. Più in là. Adesso ha una cosa che ci serve. I nostri nuovi ospiti non ha... Finora. Quindi... Cotallo dice che hai volato. Questa è nuova. Io mi spacco i bulloni per imparare a leggere, mentre tu te la spassi. Certo. Tranquillo. Presto ti divertirai parecchio anche tu. A massacrare. Con gli Zenith. Non vedo l'ora. Sono pronto a lanciare le mie martellate. Ho scoperto di più sui figli di Prom. Hanno sicuramente una base. Un luogo chiamato Prima Forgia. Va solo trovato. Prima Forgia? Ci siamo allora, so già dov'è. Oh, benissimo. Uno dei figli di Prometeo. Beh, si fingeva uno scavatore, ma l'ho individuato col focus. Quando mi ha visto è fuggito. E quando l'ho raggiunto ha cercato di distruggerlo. Ma conteneva ancora dei dati. Varie posizioni e coordinate. E una si chiamava Prima Forgia. Non sapevo che fosse finora. Ben fatto.
So tutto di tecnologia antica. Non ti pare tanto il sapientone. Io vengo con te. E mi sembra anche giusto. Asera è l'ultima degli assassini che hanno ucciso Ersa. Voglio essere lì quando morirà. Ma certo. Mandami la posizione e ti chiamo quando sono lì. Ok, faremo questa cosa. Per caso hai parlato con... Ci ho provato. Neanche una forgia scioglierebbe quel ghiaccio. L'animo di ghiaccio? Ci aiuterà? Penso di sì. A meno. Speriamo. Ora devo andare. Sai dove trovarmi. Non posso parlare più con Varlo, poverino. Tu hai volato! L'ha detto Cotallo! Hai sconfitto le macchine di Regalla? Sì, ho Sai volato. Cosa? Non so neanche perché mi stupisco. E ormai... Ho notato che abbiamo ospiti. E anche una nuova arma. Significa che siamo pronti ad attaccare gli Zenith. Forse. Quasi. Sicura che vuoi partecipare alla missione? La tua vita ha già subito molti stravolgimenti. Parecchi. Beh, ho già affrontato un vasto oceano e folli che erano convinti di essere antenati rinati. Perché non aggiungere anche qualche immortale con dei droni assassini? Più si è, meglio è. Si diverte di più, c'è più festa. Tutto bene? E qui la festa, ragazzi. Farò così. È sicuro avere una come Regalla qui con noi? Lei sembra arrabbiata. Così tanto che pensi che possa assassinare la gente e nessuno. Tranquilla. Gli Zenith. Se lo dici tu. Spero che i nuovi ti... Quel Silence. Ha costruito lui l'arma efficace contro gli scudi degli Zenith. Già. Esatto. Ma dubito che sia disposto a dirti i dettagli. Non condivide i suoi segreti con noi comuni mortali. Lui è al di sopra. La bella parte di noi che ci rende gentili, affettuosi, cordiali. Lui non ce l'ha. Lo spirito? Ecco. Lui è nato senza. È nato senza anima. Avrai notato che Tilda è qui. Una Zenith tutta nostra. La puoi studiare se vuoi. Stavo quasi per parlarle. Chiederle, tutto quello che mi sono sempre chiesta sull'ascito. No. Ogni divinatore ucciderebbe per parlare 5 minuti con un predecessore. Ma ora che è qui, mi sento soltanto vagamente a disagio. Non capisco se ho paura di scoprire delle verità poco piacevoli o se ho solo paura di lei. Io direi più paura. Forse entrambe. Devo mettere a posto un po' di cose, ma tieniti pronta. Aspetterò il tuo segnale. Al mio segnale scateniamo l'inferno. Allora, dovrei parlare ora con chi? Con Silence? Eccoti. Qua c'è Tilda. Ben fatto, Aloy. A dispetto delle mie riserve, sei riuscita a procacciarti Silence e la sua arma. Sei davvero un perfetto esempio della tenacia di Liz. Ho ripensato a quello che hai detto a casa tua. Sull'amicizia con Elizabeth. C'era di più, vero? Cosa c'è? Non ti sfugge niente. È vero, fu la mia compagna per un po'. Va bene. Capisco. Poi cos'è successo? Ero un'orfana. Sono sempre stata sola. Intorno ai 30 anni iniziai a credere che fosse il mio destino. E stai sola? Poi conobbi Liz. Ci incontravamo spesso alle conferenze, prendemmo qualche caffè e poi passammo ai drink. A birra! Se fossero chiacchiere da bar, semplici scambi di idee, ma... Ogni volta avevo una voglia matta di rivederla al più presto. Ci ritrovammo a volare ogni 2 settimane in capo al mondo per vederci. Per la prima volta non mi sentivo sola. Immaginavo un futuro con qualcuno. Credevo che Liz provasse lo stesso. E invece? Aveva perso la madre qualche anno prima. Mm. Io colmavo quel vuoto. Lo sapevo. Ma col passare del tempo era come se lei volesse di meno.
E io sempre. Ah, guardate, si è fatti i dipinti. La chiudemmo lì. E se mi aiuti a realizzare il suo sogno per te è... Una seconda occasione, sì. Ho fatto un errore a lasciarmi alle spalle Lisa e la terra. Non avrei dovuto. E quando ho visto te, una donna capace di farsi strada da sola nel mondo. Che donna! Dove neppure Lisa sarebbe riuscita. Ti ho voluta aiutare. Perché lo devo a lei. Perché al canale hai dato l'aspetto di casa tua? L'ho costruita perché resistesse a qualsiasi tempesta. Un posto sicuro tanto per me quanto per tutte le opere all'interno. Ma infatti ha resistito la casa. Inestimabile valore. Davvero, tra i migliori mai prodotti nella storia dell'umanità. E volevi che Beta li vedesse? Sì. La sua istruzione era fredda e tecnica. Pensavo che ammirare dipinti di Vermeer e Rembrandt avrebbe aggiunto qualcosa alla sua vita. Un retaggio prezioso quanto i dati tecnici e scientifici che le venivano inculcati. Non avrei voluto tagliare i contatti, ma non mi pento di averle dato quella casa. Le serviva un rifugio, molto più che a me. Vabbè, un po' scoperta la sua motivazione, forse. Dici che non sei mai stata come gli altri Zenith. Che sei diversa. Eppure hai preso parte a tutti i loro piani. È stata una necessità. Non ne vado fiera. Ma sono stata loro complice per sopravvivere. Sia quando la terra fu consumata, sia quando perdemmo la colonia di Sirio. Ho fatto quello che dovevo. Ma ho cercato di restare sempre un passo avanti agli altri. Per giocare sotto banco. Da qui il canale dati con Beta. Il passaggio segreto nella loro base e lo scherzo che gli ho giocato per salvarti. Perché? Io dubito ancora di lei, però. Ti lasciò. Me lo chiedo da un migliaio di anni. Una domanda mai avuta risposta. Visionaria. Aveva a cuore le sorti del mondo. Voleva migliorare l'umanità. Ma è come se volesse tenere tutti a distanza, inclusa me. Per non condividere i suoi fardelli. Credo che nel profondo avesse qualcosa che custodiva gelosamente. Forse nessuno la conosceva davvero. Nel profondo. Ho trovato una registrazione di te ed Elizabeth nel laboratorio. Dopo che Farzenit tentò di rubare Gaia. Sì. Una conversazione sgradevole. Mi ricordo. Lei disse qualcosa dopo la chiamata. Ma non abbiamo Credo sentito cose. Per come finì tra voi. Davvero? Non sapevo. Come potevi sapere? Detestavo che quelle fossero le nostre ultime parole. E che il suo ultimo ricordo di me fosse come funzionaria di Farzenit. Cosa che non sono. Però l'hai fatto. Quando irromperemo nella base Zenith, che cosa ci aspetta? Morte, distruzione. Spiegherò tutti i dettagli davanti ai tuoi amici. Ti basti sapere che dovremo impegnarci per raggiungere Beta e Gaia il prima possibile. Incontreremo una forte resistenza. Immagino. Ci sono anche delle strutture di stampa in cui hanno ammassato le risorse naturali prelevate dalla regione. Per cosa? Prima per l'infrastruttura della base, poi per fabbricare droni Spectre. Con l'esercito. Oltre a questo, trasportano materiali da e verso la nostra nave in orbita. Dopo secoli passati nel lusso delle comodità digitali, la nave era in pessime condizioni quando alla fine siamo fuggiti. È naturale, non mantenuta. Sono imprevedibili, l'abbiamo imparato. Nessuno se ne curava, manutenzione zero. Hai capito come funziona l'arma di Silence? No, e ci teneva molto a non farmici avvicinare. Il suo segreto. Mi turba, ma qualunque sia il funzionamento, sono certa che disattiverà gli scudi degli altri Zenith. Quanti sono nella base? 10, inclusi Eric e Gerard. 10 persone. In pochi siamo arrivati alla nave quando la colonia fu distrutta. A meno non sono assai. Dimmi di Eric. È sempre stato un omicida psicopatico. Sì.
Forse col tempo è peggiorato. Allora non è la cosa, non mi impressiona. Ha fatto fortuna con la sua agenzia militare privata. Ah, era un mercenario. Una banda di tagliagole, insomma. Perfino quando i governi iniziarono a rimpiazzare i soldati umani con i robot, lui fece affari con clienti che preferivano un tocco più personale. Un pizzichino di tocco più sotto sotto adeguato. Inseguire e uccidere i bersagli a volte. Solo per il gusto di farlo. E certo, ammazzare la gente, che divertimento. Sirio si ritirò nelle sue simulazioni virtuali. A strozzare la gola alle persone. Poteva dare libero sfogo alla sua violenza più estrema. Anche se sospetto che lo trovasse meno appagante. Certo, è come ammazzare qualcuno veramente. Lo venera come uno dei più grandi del mondo antico. Sarebbero alquanto delusi se lo conoscessero. Io sono già deluso a prescindere. Mentre lui sguazzerebbe nella venerazione. Oh, elogiatemi. Cosa puoi dirmi su Gerard? Era alla guida del più vasto agglomerato finanziario del mondo. Soldi! E perciò aveva contatti con ogni grande corporazione. Era uno degli uomini più ricchi della Terra. E sicuro il più ricco di tutti gli Zenith. Ah, guarda caso. Cosa ci fa una persona con tutti quei soldi? Niente. Compra di più, più potere, più influenza. Il potere, solo quella è l'unica cosa. Si è sempre creduto un raffinato aristocratico. Un nobile. Esercita il potere con un sorriso smagliante. Il sorriso stampato in faccia. Ma dietro quella facciata è cinico e calcolatore come pochi. Certo. Fu lui a decidere di affidare Beta ai soli educatori digitali. Gli avatar del database Apollo. Mentre noi eravamo i suoi benefattori. Beh, presto faremo i conti con lui. E con gli altri. Non vedo l'ora di godermi la sua espressione quando capirà che l'abbiamo fregato. Oh, se non ci frega lui a noi, guarda. E che c'ho sto sospetto. In mezzo alle rovine di Las Vegas, ho trovato dei dati su un certo Stanley Chen. Credo fosse uno Zenith. Stanley, inguaribile ottimista. Era uno dei migliori. Ah, qualcuno li salvava? Quando fondammo la nostra colonia, fece una copia esatta di Las Vegas in realtà virtuale. Luci, show, casinò. Ogni dettaglio ricreato alla perfezione. E mentre gli altri si rintanavano solo nelle loro fantasie, lui spalancò le porte a chiunque. Da come ne stai parlando, immagino che non sia tornato sulla Terra. Morto? No, lui morì quando la colonia fu distrutta. Avrebbe gioito vedendo che parte della sua amata città resiste. Infatti resiste piuttosto bene Las Vegas alla distruzione. Quando Beta è scappata e poi si è nascosta in una vecchia struttura, ho visto un'altra Zenith. Verbena. Lei chi era? Una stella fioca in un mare di radiose costellazioni. Una schifezza. Quasi tutti i membri di Far Zenith avevano accumulato ricchezze con investimenti e innovazioni tecnologiche. Verbena era un'ereditiera. Era nata con la camicia, praticamente. Fortune per merito dell'oloturismo di lusso. A 24 anni fu eletta la donna più desiderata del mondo. Lei stessa si definì life designer. Mamma mia. Qualcuno che sfrutta la propria fama per influenzare le scelte altrui. Come un culto. In un certo senso. Avrà combinato qualcosa di buono per sopravvivere così a lungo. Nemmeno lei si faceva scrupoli. Questo è vero. Ma anche i topi possono imbarcarsi su una nave in fuga. Soprattutto i ratti. Bene, mi sono già imbattuta in un bel po' di Zenith. E gli altri invece? Erano le persone più ricche della Terra. I titani dei loro ambiti. Fammi indovinare. Tutti egoisti e cattivi fino al midollo. Avidi. Alcuni non mi dispiacevano. Anika Morjani, per esempio, era davvero deliziosa. Fondò il canale di danza più famoso di Holonet e lei stessa era uno spettacolo da guardare. È una che gli piaceva meno quello che faceva. Splendide conversazioni con Song Yao sui suoi lavori di microbiologia. Le terapie per l'immortalità devono molto ai suoi studi. Poi ce n'erano altri come Devin Miller. Era il CEO di un'azienda di stampe alimentari. I suoi unici interessi erano perfezionare lo swing nel golf e farsi holo selfie. Ora che ci penso, dovevamo fare di più. Avevamo l'eternità. Vabbè. Bene. Ti avverto quando è ora. Io ti aspetterò qui.
E grazie, Aloy, per questa opportunità. Ah, figurati, sperando che tu non ci tradisca. Scusa, mi sono ritrovata spesso senza nulla. Ma se ora guardo al futuro, vedo il sogno di Liz realizzato. Un universo di nuove possibilità. Con noi si può avverare. Certo. Non mi fermerò davanti a niente. Te lo prometto. Speriamo. Diamogli un po' di fiducia alla nostra Tilda. E ora parliamo con il tizio più importante della conversazione. Prima che mi scordo. Se ci fa parlare con lui, ovviamente. Ti serve qualcosa? Eccolo qua, Silence. Sì, parliamo. Brava. Hai convinto una Zenith ad aiutarti. Puoi spiegarmi? Scordatelo. Avevi detto che l'arma era pronta. C'è sempre modo di ottimizzare, ma non sei qui per questo. Credo tu voglia comprendere le mie azioni, quindi chiedi pure. Pure io vorrei capire. Da quando sei così disponibile? Infatti. Da quando tu hai deciso di temporeggiare. E poiché hai avuto un certo successo, potrei sentirmi collaborativo. Oh, guardate quanto bel prezioso. Bene, quindi il tuo grande piano, il risultato di mesi e mesi di abili manovre. Vediamo se ho capito tutto. Hai scoperto degli Zenith da Ade, quando l'hai interrogato. Poi hai pensato a come sconfiggerli, usando l'esercito Tenakt e quell'arma. Per convincere i Tenakt ad aiutarti, tu, o ancora meglio i figli di Prometeo, avete dato ai ribelli il potere dell'Override. Avevi anche una vera domanda o ti stai solo mettendo in pari? Quindi tutto questo tempo, prima che io trovassi le coordinate alla guglia, stavi complottando. Perché non mi hai detto niente? Perché? Quando ho scoperto del ritorno degli Zenith, ho preparato il mio piano. Avevo bisogno di un esercito di fanatici Tenakt per assaltare la base Zenith. Aspettavo perdite ingenti. E tu non avresti accettato un tale sacrificio, per quanto necessario. Come non lo accettiamo tuttora. Ho escogitato un modo per rimuovere la tua ingerenza dall'equazione. Escluderti. Laboratorio di Ade. Volevi che mi arrendessi agli Zenith, al laboratorio di Ade. Mi hanno quasi uccisa. Quasi. Grazie a ciò che sapevo su di loro, ho concluso che ti avrebbero trovata utile. Non ti sbagliavi. Così lontana dal pericolo e soprattutto lontana da me. Non ci voleva tra i piedi lui. Avevi idea che avessero un clone di Elizabeth? No. Purtroppo non avevo modo di conoscere quel particolare dettaglio. Dettaglio? Beh, se non fosse stato per quello non saremmo qui. Infatti. Perché creare i figli di Prometeo? Non ti serviva se era per gli Override. Erano una precauzione necessaria. Il mio periodo con Ade e l'Eclissi ha evidenziato i rischi di un coinvolgimento diretto. Ah, certo, sotto grazie banco. Grazie di Prometeo ho attuato il mio piano. Senza mettere in gioco te stesso. Anonimato. Ma quello di Asera no. Come hai convinto Asera ad aiutarti? Sapevo che una collaboratrice dell'inventore Derval era sopravvissuta all'assalto meridiana. È stato facile localizzarla e convincerla a collaborare. Lei voleva riuscire dove Derval aveva fallito. Così le hai promesso Regalla e i Tenakt. Asera ti avrebbe aiutato a creare un esercito che odiasse Meridiana tanto quanto lei. Una cooperazione nata dalla sete di sangue e rafforzata da mutuo interesse. Credevi di avere tutto sotto controllo. E invece... Era così. Parlami di quell'arma. Come funziona? Il sistema di emissione è migliore. Ora produce un effetto ondulatorio su notevoli distanze. Questo non risponde alla mia domanda. No, ma sarei ingenuo a svelarti il funzionamento. D'altronde perché mi hai nascosto il piano per eliminare i droni Zenith? Già, anche tu apprezzi il valore della segretezza se necessario. Quando serve, basti serve. Basti sapere che l'arma funziona. La conoscenza del come... Resta però una mia prerogativa. Certo, lui la mente. Mi dici perché hai scelto Regalla? Se volevi un esercito potevi chiedere a Icarro. Prima che Regalla si ribellasse,
e Carro si preoccupava solo di combattere le macchine e promuovere la pace con i Karja. È un tenerone. Se contattato, non avrebbe impiegato le sue truppe contro una minaccia che non comprendeva. Era più semplice aiutare un'esule fanatica? Sì, di gran lunga. E certo, i pazzi sono migliori. Regalla bramava solamente la guerra contro i Karja e chiunque minacciasse i Tenakt. Avrebbe condotto la tribù in guerra senza esitare, che era quello che mi serviva. Durante i miei viaggi ho incontrato più volte i Quen. La tribù da oltreoceano. E? La loro tribù è stata plasmata dalla scoperta dei Focus. Una di loro, Alva, è venuta qui con noi. Non ne vuoi sapere di più? No. No. Si sono imbattuti nei più grandi manufatti tecnologici del mondo antico. E che cosa ne hanno fatto? Niente. Hanno avvolto tale conoscenza in un velo di misticismo e tabù, elevando a divinità semplici schiavi del sistema. Sarà, ma questo li ha portati fino a Tebe. Ah, davvero? Sai quegli incontri con i Quen di cui parlavo? In uno ho seguito una loro spedizione fino a Tebe. E lì abbiamo trovato Faro. Ted Faro. Ho usato l'autorizzazione Omega. Beh, com'era messo? Malissimo, secondo me. Quanto immagini? Ha annientato da solo l'intero scibile umano. È sicuramente meno di quanto meritasse. Indovino. Tu l'avresti messo in un vaso per esaminare il suo cervello. Che hai fatto con Ade? Per cominciare. Per cominciare, poi il resto viene da sé. Va bene. Va bene, Silence, abbiamo parlato abbastanza. Ti avviserò quando è ora. E lascia stare Tilda finché sei qui, d'accordo? Non serve che vi scorniate. Sì. La tua alleata Zenith. Mi chiedo se capisci con che genere di persona hai a che fare. È sopravvissuta così a lungo, superando molte catastrofi. Beh, per ora i vostri obiettivi corrispondono, ma io starei attento quando divergeranno. Non ha tutti i torti. Lo so. Mi ricorda qualcuno che conosco. La sopravvivenza è funzionale al mio fine superiore, Aloy. Speravo te ne fossi accorta ormai. Qualcosa di preciso, lo sai? So molte cose, ma la definirei solo una sensazione. Ah, certo. Sensazione? Allora le provi anche tu. Persino tu cambi, Silence. Va bene, va. Bene, ragazzi, direi che la storia si fa piuttosto interessante tra Silence e tutti i nostri amici. Vabbè, quindi, ragazzi, per questa puntata è tutto. Ci fermiamo qua. Andremo con la prossima puntata, finalmente, alla base Zenith con l'aiuto dei nostri possibili amici per ora. E direi che ci salutiamo. Quindi un saluto al vostro amico Foglio Rossi. Ci vediamo con la prossima puntata, ragazzi. Ciao.